11 settembre 2010, Renato De Paoli, Isole Sparse. La notizia di Eder Production, Vicenza, Venezia, Italia, agenzia Isole Sparse. È una notizia di lunedì 6 settembre 2010. Renato De Paoli dell'Eder Production, prescelto con un video in live in A Day. Renato De Paoli, Eder Production, scelto da Ridley Scott tra 80.000 filmati da tutto il mondo per La vita di un giorno. Uno dei due filmati prescelti è Genesi, Bibbia, regia di Renato De Paoli e Ridley Scott, YouTube. Dio è l'infinito. Grazie, arrivederci. Siete invitati a vederlo e commentarlo in YouTube. Eder Production, La Bibbia, Ridley Scott, Renato De Paoli. Cari amici, allora parliamo della Genesi, le origini del mondo e dell'umanità, la creazione e la caduta. Allora, primo racconto della creazione. In principio Dio la crea il cielo e la terra e le isole sparse. Ora le isole sparse erano uniformi e deserte, che era tutto scuro e coprea tutto ibissi, l'abisso ibissi, e lo spirito di Dio aleggiava sull'acqua. Allora Dio l'ha dito, e sia la luce, e la luce fu. E dopo Dio l'ha visto che la luce le era buona, allora l'ha tirata da una parte la luce e l'ha messa dall'altra parte scuro. E ha chiamà luce del giorno e scuro di notte. E sta sera e sta mattina. Allora sta il primo giorno, dopo mi fa un disastro perché sta il secondo fino ai giorni nostri. Oh, Dio l'ha detto. Sia il firmamento, cioè firmare tanto, bisogna firmare tutte le cambiali per aver fatto tutte quelle robe lì, sia il firmamento in mezzo all'acqua, firmare le cambiali in mezzo all'acqua per separare l'acqua dalle acque, questa è la mia capia, in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque, in mezzo all'acqua per separare l'acqua dall'acqua, ma come si fa? Vabbè. Andiamo avanti. E Dio allora dopo il firmamento la separa l'acqua che sono sotto il firmamento ancora dell'acqua. E l'acqua era importante, che sono sopra il firmamento, sotto che era tutto firmato e sopra che ha messo l'acqua. E così avvenne, Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. E Dio disse: le acque sono sotto il cielo e seccata su in un solo posto o in solo lago e che sia tutto sotto. E così è testa. E Dio chiama sottoterra o le isole e la massa delle acque del mare. E Dio l'ha visto che era una roba buona. E Dio l'ha detto: la terra la produca i germogli, l'erba, insomma, erbe che producono il seme dagli alberi per fare il frutto, che faccia sulle isole frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie, e così testa. Le isole le ha prodotto i germogli, le erbe che le ha prodotto il seme, ciascuno secondo la propria specie, gli alberi ha fatto ciascun frutto col seme secondo la propria specie. E Dio ha visto che era una roba buona. E fu sera e le sta
mattina del terzo giorno. E Dio l'ha dito. Che sia la luce nel firmamento del cielo per distinguere il giorno e la notte. Servono da segni per la stagione e i giorni per gli anni. E serva da luce del firmamento del cielo per impizzare le isole. E così te le sta. E Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce più piccola per regolare la notte e le stelle. Dio dopo l'ha messo nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte, per separare, tenere distaccata la luce da scuro. E Dio l'ha visto che era una cosa buona. E le stasera e le stamattina, il quarto giorno, e Dio l'ha dito. L'acqua che piende bestie, osei, che vola sulla terra davanti al firmamento del cielo. Allora Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che sguizzavano e brulicavano nelle acque secondo la loro specie, e tutti gli osei con le ali secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi. Qua lo dice anche Serafino Massoni tutti i giorni: siate fecondi e moltiplicatevi, riferito alle bestie però, e riempì l'acqua dei mari gli osei e moltiplicai sulla terra. E fu sera e mattina, quinto giorno. E Dio l'ha dito: la terra la produsa esseri viventi secondo la specie, bestiame, rettili, bestie brute, selvatiche, secondo la loro specie. E così avvenne. E Dio l'ha fatto le bestie selvatiche secondo la sua specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio l'ha visto che era una roba buona. E Dio l'ha dito: femo l'uomo nostra immagine, nostra somiglianza, e i domini sui pesci del mar, e sugli osei del cielo, e sul bestiame, e sulle bestie selvatiche, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo su immagine e somiglianza, e Dio benedisse: siate fecondi, moltiplicatevi, garzon un serafino, ecco qua, anche loro, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E poi disse: ecco, io vi ho di ogni erba che produce seme e che su tutta la terra di ogni albero in cui è frutto che produce seme sarà il vostro cibo, e tutte le bestie selvatiche, tutti gli osei dal cielo e tutti gli esseri che striscia sulla terra e quei che ha alito di vento, di vita, mica do da mangiare erba verde. Così venne, Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina del sesto giorno. Punto. Passo e chiudo. Dal brolo nel giorno 24 dell'umanità, tutti intieri, tutta l'umanità intera che si è catta qua sul web a fare il suo film, dopo la creazione del mondo, ecco la creazione di, come si chiama quel che si broa? Ridley Scott, ecco il film del grande Ridley Scott, e noi siamo poveri aiutanti in terza, in quarta, in quinta. Ridley Scott stasera, ecco la creazione del mondo nel terzo millennio, qua da San Zenon, René Daspare, poeta, blogger, regista. Passo e chiudo. Ciccato il bottone qua, dove sono orbo. Orbo da una riccia.
e sordo da un occhio come Arlecchin. Mamma cara, non si vede niente qua. Ai ai ai. Ecco, quindi ho qua il bottone. Eccolo qua.